Clamoroso colpo di scena nelle posticipo che ha concluso l'undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L'Inter è stata sconfitta in casa a San Siro dalla Sampdoria con il punteggio di 2-1. Iniziale vantaggio nerazzurro con D'Ambrosio, poi arrivano i gol blucerchiati nella ripresa, prima con Schick e poi a 5 minuti dalla fine con Quagliarella su calcio di rigore. Con questo importante risultato i blucerchiati salgono in classifica a quota 44, mentre l'Inter rimane ferma a quota 55, compromettendo così la sua corsa verso l'Europa. Poco tempo per riposare, anche perché martedì tornano le semifinali di ritorno della Coppa Italia. Si comincia con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Lazio nella gara di andata disputata quasi un mese fa. I biancocelesti di Simone Inzaghi avevano vinto con il punteggio di 2-0.